Sono uscito a torso nudo davanti alle telecamere. Dopo stasera posso morire felice. Questo è l'ultimo post lasciato da Antonio Fiorenza su Facebook. Stanco della solita routine quotidiana, ha deciso di fare una scommessa con i suoi amici. 200 mi piace nella foto profilo per avere Antonio Fiorenza nudo. Beh, dalle immagini possiamo capire che la scommessa l'ha persa e il pegno è stato pagato. Perché ti sei non vestito? Una scommessa con l'ho Facebook, evento su Facebook. Sì. Antonio Fiorenza nudo. Sì, esatto. L'evento. 250 mi piace nella foto e Antonio Fiorenza nudo. Ed eccolo qui. No, ma questo è solo l'anticipo. È solo l'inizio, perché domani ci sarà ancora... Che farai domani? Così ti veniamo a inseguire. Segreto. Il segreto ancora. Quindi Facebook fa questo effetto? Sì. Non so. Diciamo che la popolarità dà la testa. Facebook è anche un... Sì, allora vi spiego. Ho creato io questo evento perché a lui, come dire, piace la nudità. Ho creato un evento a cui potete partecipare tranquillamente. Si chiama Antonio Fiorenza nudo per 250 mi piace. Antonio sempre citato, te lo nudo denudato. E lui ha accettato questa scommessa, è arrivato quasi a 300. Infatti a giorni farò un video 6 minuti davanti all'albero di Natale, in accappatoio e costume, perché si è neanche con me Rocky. Sto dicendo la verità, non sto scherzando, sia chiaro. La domanda sorge spontanea: perché gli adolescenti beneventani fanno questo tipo di scommesse che agli occhi della massa risultano insensate e infantili? La risposta è semplice: si sentono scoraggiati e abbandonati a se stessi, perché la piccola città longobarda non offre nulla e quindi si ingegnano al meglio, non curandosi di chi li criticherà, perché loro continueranno a farlo pur di strappare un sorriso a quelle persone che li vogliono bene. E tu come ti senti per questa iniziativa che i tuoi cari amici ti hanno dato? No, vabbè, sì, siamo anche per divertire, sì, non è per niente. Poi le giornate beneventane sono tutte quante noiose, quindi per ridere un po' tutti quanti. Beneventa è monotona. Assolutamente sì, non c'è niente che ti sproni a fare qualcosa di bello. Però zero divertimento. Purtroppo è piccolo e non c'è molto da fare. Anche quando si esce abbiamo, cioè, c'è il corso, qualche piazzetta, ma al finale niente di che. Quindi per divertirci un po' prendiamo anche queste iniziative.